Questa manovra colpisce anche gli enti locali, non è solo la CGIL che protesta, ma stanno protestando sindaci, province e regioni di tutta Italia. È con piacere che diamo la parola a Claudio Silla, sindaco di Casalmaggiore. Un saluto a tutti, anche per dire che qui da questo palco, questo colpo d'occhio, come dire, trasmette qualcosa di anche di rassicurante rispetto agli obiettivi e ai compiti che tutti quanti, non solo quelli che sono qui, ci dobbiamo dare per l'immediato futuro e per pensare, oltre a dire no a questa manovra, che è l'ennesima manovra iniqua, che però questo paese, noi dobbiamo crederci, ha una speranza, ha un futuro. E anche a partire da giornate come quelle di oggi, da uno sciopero generale come quello proclamato dalla CGIL, si costruisce un pezzo di questo futuro che deve venire. Accanto al fatto che, bisogna dirlo in maniera chiara, non ne possiamo più rispetto a quello che siamo costretti a subire da almeno 3 anni a questa parte. Ma quello che io trovo più scandaloso è che in questi anni la classe dirigente nazionale di questo paese, il governo di questo paese, non ha mai avuto il coraggio di dire che l'Italia era in una crisi profondissima, peggio degli altri paesi. Perché prima o poi bisognerà anche rispondere del fatto che sì, è vero che c'è la speculazione internazionale, che chi muove i grandi interessi, i grandi capitali, non ha cuore, non guarda, non ha ragioni politiche, non ha nulla di tutto questo, che ovviamente si scontra con gli interessi di chi poi alla fine deve arrivare a fine mese perché è un padre di famiglia, perché ha una famiglia, perché è un lavoratore o una lavoratrice che deve arrivare a fine mese. Però questo è un paese che non ha prodotto crescita, la difficoltà ha toccato tutta Europa, però bisogna spiegare come mai la Germania comunque, nonostante tutto, cresce oltre il 3%, perché la Francia è il 2,8%, noi non cresciamo dell'1%, la crisi acuta 2008-2009, se andiamo avanti così ci vuole più di un decennio per recuperare, per arrivare al punto d'inizio di quella crisi, non c'è prospettiva, non c'è futuro, e è inutile dire che la crisi è mondiale. Bisogna ammettere che le politiche decise da questo governo sono state un fallimento, non hanno funzionato perché non hanno prodotto crescita e non tengono nemmeno sotto controllo il debito pubblico, perché continua a crescere nonostante tutto. E si stanno ponendo le prospettive per avere una svolta in questo paese, per costruire un'alternativa di governo che poi alla fine, permettetemi, questo deve essere l'obiettivo di tutti quanti. Immaginare il futuro rappresentato da una classe dirigente differente da quella che ci sta governando. Lo dico apertamente. Io lunedì ero a Milano, avete visto tutti, perché poi alla fine anche i mass media si sono risvegliati quando c'erano più di 1000 sindaci con fascia tricolore. C'erano i sindaci di tutti i partiti politici e i più incavolati, ve l'assicuro, sono quelli che appartengono alle forze di governo in questo paese, che stanno cominciando ad aprire gli occhi, perché il federalismo fiscale, io vi do pochissimi numeri, ma il federalismo fiscale, il federalismo municipale, no? Questo totem di cui ci si è innamorati e su cui si è costruito il consenso in questo paese, dopodiché chi vi parla, conviene che anche i comuni, bisogna cominciare a dire chi è virtuoso e chi invece ha sprecato in questi anni. Ma non sta succedendo questo. A un comune come il mio, manovra finanziaria del luglio 2010, a parte un piccolo particolare che nessuno dice, da luglio 2010 ad oggi, 14 mesi, siamo la terza finanziaria, chiaro? Se siamo la terza finanziaria vuol dire che i conti non sono sotto controllo, per giunta questa finanziaria ce l'hanno imposta, perché la realtà vera è che noi siamo commissariati, in Europa ci hanno detto quello che dovevamo fare, compreso il saldo complessivo, perché se no non ci stiamo dentro, se no non compravano i nostri titoli e se no lo sfacelo arrivava di lì a 2 minuti, questa è la realtà. Al comune di Casalmaggiore hanno tagliato 320.000 euro, ve lo dico con le cifre nella finanziaria del 2010, che a regime, finanziaria 2011, al netto degli ulteriori tagli che ci arriveranno con questa finanziaria che è in discussione e in approvazione, che continua a cambiare di ora in ora con un balletto veramente osceno, come tutti quanti stiamo vedendo e stiamo assistendo, ha tagliato 320.000 euro. I risultati del federalismo
municipale in un comune come il comune di Casalmaggiore, che non è un comune fenomenale, ma che non ha mai neanche sforato il patto di stabilità, che è un comune in ordine, l'assicuro, ma non per rivendicare dei meriti, è merito di chi c'è stato prima di me. Bene, abbiamo avuto un ulteriore taglio di 57.000 euro, questo è il profondo nord, chiaro? Questi sono i risultati del federalismo municipale di cui si sono riempiti la bocca. E quando abbiamo meno risorse, ha ragione il segretario generale, chi sostiene che non si sono toccate le tasche degli italiani, dice una falsità sapendo di mentire. Il tema è stato di delegare qualcun altro a tagliare e a mettere le mani nelle tasche degli italiani, perché tutti i sindaci italiani di tutti i colori politici, dalla manovra finanziaria dell'anno scorso, ripeto, siamo alla terza che continua a proporre tagli agli enti locali, sono costretti a fare due cose, perché non c'è altro da fare. Si toccano le tariffe dei servizi che noi eroghiamo ai nostri cittadini, e che vuol dire che abbiamo alzato le rette per l'asilo, le mense, i servizi per gli anziani, abbiamo tagliato il trasporto pubblico locale. Qui a Cremona ve lo siete visti aumentare, noi l'abbiamo tagliato, l'abbiamo tolto, non avevamo più la compatibilità finanziaria per sostenerlo. Questo è il risultato, che alla fine le mani nelle tasche degli italiani lo stanno facendo fare ai sindaci e agli amministratori che quotidianamente guardano in faccia i loro cittadini. Questo è scandaloso. Nella manifestazione di Milano di lunedì è stato detto chiaramente, in queste tre finanziarie al comparto dello Stato, regioni, province e comuni, la nostra ossatura istituzionale, in tre finanziarie sono contenuti 100 miliardi di tagli, con un piccolo particolare: questi 100 miliardi di tagli sono stati propinati al 75% agli enti locali, regioni, province e comuni. Sapete sul totale della spesa storica, di quello che spende lo Stato in tutte le sue articolazioni, qual è la percentuale della spesa pubblica generata dallo Stato? Quindi intendo Stato centrale, ministeri, eccetera, eccetera. Il 75%, ma quando si è trattato di tagliare, il 75% dei tagli dei 100 miliardi sono finiti sugli enti locali e le regioni. Ecco, questo bisogna dirlo chiaramente, non è più sopportabile.